oggi per noi è peccato non abbiamo portato a casa 4 punti, un punto abbiamo guadagnato, è stata una partita tutte e due squadre ho giocato, soprattutto il secondo tempo è stata una bella partita e la partita era in dubbio fino all'ultimo momento. Complimenti a Biela, vuole fare anche complimenti ai ragazzi di Settimo, è stata una bella partita, vogliamo andare avanti così per il prossimo qualche partita in campionato. Penso tutte e due squadre hanno tirato fuori tutto, è stato molto duro dal punto di vista fuori avanti, non abbiamo giocato molto con i tre quarti, ma comunque una bella partita, Bella hanno segnato anche più di 4 metri, sono complimenti loro. È stata una partita molto dura per noi oggi, su un campo che non tenevo tanto bene, abbiamo scivolato tanti in tre quarti e è stata una partita per la mischia davanti. Nel primo tempo bastava un po' di pazienza perché ho pensato che noi, da cosa ho visto nel primo 20 minuti, che noi eravamo la squadra più forte sul campo e poi alla fine della partita abbiamo fatto vedere questo. Sì, un buon fine dell'anno, abbiamo cercato di oggi di finire questo blocco di partite in un modo positivo. Mi dispiace che non era proprio una partita piacevole di vedere da fuori, c'era molti giocatori un po' nervosi, però il risultato è venuto a 5 punti in classifica e andiamo avanti, adesso abbiamo una pausa di 2 settimane e spero che i giocatori non mangino troppo e ricominciamo il 13 di gennaio e sì, non vedo l'ora. Buon Natale e ci vediamo il prossimo anno.